Salve amici, benvenuti o bentornati su Solo Horror. Io sono Andrea e oggi voglio raccontarvi una storia molto particolare. Questo video è sicuramente diverso da quelli che siete abituati a vedere in questo canale e vi assicuro che ciò di cui parleremo ha dell'incredibile. Il caso che voglio raccontarvi oggi è ambientato in Giappone e dato che ritengo sia assolutamente indispensabile parlarne nel modo più accurato possibile, ho deciso di invitare sul canale il mio collega Sebastiano, che abita in Giappone e sul suo canale parla proprio di casi come questo. Quindi lascio a lui la parola per una veloce presentazione e poi possiamo iniziare. Ciao a tutti, seguaci del canale Solo Horror, sono felicissimo di essere qui, grazie mille per avermi invitato per fare questa collaborazione. Molti di voi si chiederanno: ma chi è questo tipo? Il mio nome è Sebastiano e anch'io ho un canale che tratta di crimini, in particolare i crimini legati al Giappone, dal momento che ho vissuto la maggior parte della mia vita proprio in questo paese. Quindi spero di poter portare il mio contributo anche per quanto riguarda questa vicenda che tanto ha fatto parlare in Giappone. Vi auguro una buona visione. Grazie Sebastiano, ora iniziamo subito a parlare di Sada Abe, l'assassina più famosa del Giappone. Ci troviamo appunto nel paese del Sol Levante, agli inizi del 1900. Sada Abe è la settima di 8 figli e nasce a Tokyo nel 1905. È da subito la preferita della mamma e infatti quest'ultima le fa prendere lezioni di canto e le fa imparare a suonare lo shamisen, un'attività che all'epoca era associata alle geisha. In quegli anni le geisha erano viste un po' come delle celebrità, e anche per questo la madre di Sada ha cercato di avviarla verso quella strada. E la giovane era davvero entusiasta di questa cosa, voleva sin da subito diventare una geisha, e infatti inizia a fare qualsiasi cosa per riuscirci. Il suo carattere però, definito difficile e da qualcuno incontrollabile, ha fatto sì che insorgessero alcuni problemi nella sua vita, sia nell'adolescenza che in età adulta, come vedremo più avanti. Oltre alla situazione familiare abbastanza difficoltosa, Sada inizia a frequentare alcuni ragazzi un po' problematici e all'età di 15 anni, purtroppo, viene violentata da uno di questi. A causa di questa tragedia, nel 1922, suo padre decide di vendere Sada alla Okiya, una casa di geisha situata a Yokohama. E attenzione, questo non è stato un brutto gesto da parte del padre, perché la ragazza, come sapete, voleva diventare geisha più di ogni altra cosa. Il suo sogno quindi stava finalmente diventando realtà, seppur per i motivi sbagliati. Una volta entrata in quel mondo che tanto sognava, però, le cose non vanno proprio come se le era immaginate. La giovane infatti a quel punto aveva già superato l'età massima per iniziare il lungo apprendimento a cui erano sottoposte le geisha, e per questo affidano a lei le faticose mansioni domestiche e il compito più ingrato, intrattenere sessualmente i clienti. Nonostante questo, decide di rimanere per 5 anni. Anche se non le piaceva affatto l'ambiente in cui si era ritrovata, rimane appunto fino a quando, sfortunatamente, contrae la sifilide. Questa condizione la obbliga a sottoporsi a regolari esami fisici e anche per questo finalmente decide di abbandonare quell'ambiente. A questo punto decide di esercitare la prostituzione legale, che l'avrebbe fatta guadagnare di più e soprattutto le avrebbe garantito maggior tutela. Quindi si trasferisce ad Osaka, dove dopo pochissimo tempo si guadagna una terribile fama perché viene accusata più e più volte di aver derubato i suoi clienti. Ed è qui che la sua vita inizia a prendere una piega inaspettata, perché prova a fuggire dal luogo in cui era assunta, ma viene subito rintracciata, ed è quindi costretta a continuare il suo lavoro, che ormai odiava, per altri 2 lunghi anni. Dopodiché, finalmente, riesce a sfuggire al sistema di prostituzione legale e comincia a lavorare come cameriera, ma ancora una volta non si trova a suo agio, questa volta per via dei bassi guadagni che quel lavoro le offriva. Per questo torna a fare la prostituta, ma questa volta trova il suo posto nei bordelli senza licenza di Osaka, che però la espongono a maggiori rischi e prevaricazioni, con la conseguenza di finire spesso nei guai. Stanca di quella vita, ad un certo punto pensa che sia arrivato il momento di voltare pagina e ritorna a Tokyo, dopo la morte di sua madre avvenuta nel gennaio del 1933. Qui torna ancora una volta alla prostituzione illegale e, come potete immaginare, incorre in altri problemi più e più volte. Solo un anno dopo, suo padre si ammala e viene a mancare poco dopo. Nell'ottobre del 1934, poi, viene anche arrestata dopo alcuni controlli effettuati nel nuovo bordello in cui lavorava, ma per sua fortuna in quel periodo aveva instaurato una sorta di relazione amorosa con un certo Kinnosuke Kasahara, un uomo che intervenne e fece uscire di prigione Sada. Lei era molto affezionata a quest'uomo, ma c'era solo un piccolo problema: lui era sposato, e quando Sada gli chiede di lasciare la moglie per stare solo con lei, l'uomo rifiuta. E il loro rapporto si interrompe così in modo molto brusco. Intanto però, nel 1936, la nostra Sada fa un incontro
che le cambierà la vita per sempre. Per ora non vi dico altro. Lascio la parola a Sebastiano e vi auguro un buon proseguimento. Come abbiamo già detto, in questo periodo Sada si trovava a Tokyo e dopo essere stata arrestata per prostituzione, decide a malincuore di tornare a fare la cameriera. Trova lavoro in un locale di Yoshida, gestito da un certo Kichizo Ishida. L'uomo era un vero donnaiolo ed era conosciuto per tradire spesso la sua moglie e infatti non perdeva veramente occasione di conoscere nuove e attraenti ragazze. Il carattere della protagonista, come ormai sapete, la porta spesso a prendere delle decisioni sbagliate e infatti l'aver dato una possibilità a questo uomo si rivelerà il suo sbaglio più grande. E ciò che accadrà di lì a poco sono sicuro che vi lascerà tutti a bocca aperta. I due iniziarono una storia amorosa in totale segretezza. Il 23 aprile del 1936 i due si recarono in una sala da tè dove trascorsero insieme 4 giorni e 4 notti. Questi 4 giorni l'hanno passati a letto a fare l'amore sostanzialmente. Si spostarono solamente durante la notte del 26, ma solamente per dirigersi in un'altra sala da tè. Le sale da tè dovete sapere che sono l'equivalente dei love hotel dei giorni nostri. I due, una volta spostatosi, continuarono ancora a bere e ad avere altri rapporti sessuali e ritornarono al ristorante solo dopo 2 lunghissime settimane trascorse assieme, esattamente la mattina dell'8 maggio. E è proprio da questo momento che Sada inizia a sviluppare una vera e propria ossessione nei confronti di Kichizo, perché dovete immaginare che una volta tornato Sada già sapeva che Kichizo sarebbe tornato dalla sua moglie e lei questo non lo poteva assolutamente tollerare. Solo il pensiero che quell'uomo si trovava insieme alla sua moglie la faceva completamente imbestialire. Sada inizia quindi a bere in maniera incontrollabile e ritiene che con Ishida aveva compreso il significato dell'amore vero e non poteva sopportare in nessun modo che quell'uomo si trovasse nelle braccia di un'altra donna. E infatti, per poter evitare che qualsiasi altra donna potesse averlo, escogita un elaborato piano che avrà dei riscontri estremamente macabri. Solo 3 giorni dopo il loro ritorno, la donna minaccia Ishida con un coltello, dicendogli che se non avesse lasciato sua moglie, lei lo avrebbe ucciso. Questo avvertimento, però, non viene preso molto sul serio dall'uomo, anzi, se proprio devo dirla tutta, quel pensiero lo eccitava pure. I due infatti durante i loro rapporti avevano sperimentato varie pratiche violente, perciò diciamocelo chiaro e tondo, l'uomo non era particolarmente sorpreso da quelle minacce. Infatti continuarono tranquillamente ad avere rapporti e durante uno di questi Sada appoggia addirittura un coltello sulla base del suo pene e gli dice che avrebbe fatto di tutto perché lui non andasse con nessun'altra. Adesso penso proprio che vi potete rendere conto di quanto questa Sada fosse ossessionata da questo uomo. Era come se dovesse liberarsi da un enorme peso che la stava facendo letteralmente impazzire. E proprio il fatto che nemmeno questa volta questo uomo l'avesse presa sul serio certamente non ha aiutato. Ma comunque la notte del 18 maggio del 1936, durante quello stesso incontro amoroso che dura ben 2 notti, la donna avvolge l'obi del suo kimono. L'obi, ragazzi, se non lo sapete, è la cintura, diciamo così, con un termine un po' occidentale, che tiene insieme un po' il kimono. Lega questo obi attorno al collo di Ishida, addirittura incitata da lui stesso, e pensate che lo stringe fino a fargli perdere i sensi. Ma Sada questa volta non si ferma. Continua a stringere, 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 fino ad ucciderlo. E in quel momento un senso di leggerezza la pervade. Si è finalmente liberata della causa di tutte le sue preoccupazioni. Tutto quello che passava nella mente di Sada era: finalmente questo uomo non sarà mai più nelle braccia di un'altra donna. Rimane vicino al corpo del suo amato ancora per qualche ora e poi decide di fare una cosa decisamente inaspettata. Con il coltello recide il pene e i testicoli dell'uomo per poi avvolgerli nel suo kimono. Lascia poi la stanza in cui ha consumato il delitto alle 8 del mattino, dicendo al personale di non disturbare il suo compagno. Nei 3 giorni successivi Sada si nasconde in una locanda locale della zona sotto falso nome, meditando sull'ipotesi
di togliersi la vita. Quando la polizia si presentò per arrestarla, si dichiarò subito colpevole, tanto che il processo finì per durare solamente pochi giorni. Sada, tra l'altro, rivelerà di essersi sentita completamente al suo agio dopo quell'omicidio, come se un pesante fardello le fosse stato tolto dalle sue spalle e aveva iniziato a vedere in sé tutto più chiaro. Una cosa particolarmente inquietante è che a 3 giorni da quel video, quando Sadabe è stata ritrovata, l'ispettore Ando chiese dove fosse il membro che aveva reciso, e è stato proprio in quel momento che la donna lo ha estratto dal suo kimono, dicendo che quello era proprio il ricordo più caro che aveva di Ishida. Purtroppo, ragazzi, non possiamo dire con certezza cosa fosse accaduto nella testa di Sada. Nel giro di pochissimo tempo qualcosa è scattato. Qualcosa che l'ha portata a compiere un gesto così tanto macabro. Durante il processo, Sada venne accusata di omicidio, mutilazione e perversione sessuale, che in Giappone viene chiamata Hentai Seiyoksha. E quando venne a sapere di quest'ultima accusa, semplicemente non lo accettò e chiese di essere esaminata da degli psichiatri per dimostrare la falsità di quella specifica accusa. Un team di psichiatri, quindi, dichiarò effettivamente che la donna non era una Hentai Seiyoksha, cioè una perversa sessuale, ma solamente una Ijo Seiyoksha, ovvero una ninfomane. C'è da dire che dal nostro punto di vista questa cosa non sembra avere molto senso, ma sono sicuro che in giapponese questi due termini abbiano un significato totalmente diverso rispetto a quello in italiano. Anche l'enorme peso sociale che delle accuse del genere potevano avere su una donna giapponese e sulla sua famiglia è sicuramente una cosa di cui tenere conto. Per questo motivo, ragazzi, tutti seguirono il caso di Sada con grande interesse. E le donne soprattutto la guardavano quasi con ammirazione. Dobbiamo ricordare che i fatti accaddero in un'epoca in cui alle donne non era consentito esprimere liberamente i propri sentimenti e desideri, tantomeno quelli sessuali. Sada quindi era solo una donna che non aveva represso i suoi istinti, come si conveniva fare, e aveva continuato a parlare liberamente della sua vita sessuale, senza mai nascondere nulla. E infatti, nonostante l'efferatezza del delitto, Sada venne condannata a soli 6 anni di carcere, che scontò solo in parte, dato che venne liberata nel 1940 per via di un'amnistia generale che non sto nemmeno a spiegarvi. E una volta tornata in libertà, provò a lasciarsi tutto alle spalle. Sada cambiò nome, cercò un impiego come meglio poteva, ma per lei non fu per nulla facile, perché come potrete ben immaginare, il passato a volte torna a galla. Perciò semplicemente cercava di ricominciare da capo, cambiando lavoro, cambiando compagnie, eccetera, eccetera. A un certo punto dovete sapere che era persino riuscita a sposarsi, ma appena il nuovo marito venne a conoscenza della reale identità della donna, divorziò subito da lei. Quell'assurda e macabra vicenda non era stata dimenticata e soprattutto non erano stati dimenticati i suoi racconti senza filtri e nessuna vergogna. Insomma, la nostra Ada non riuscì mai a togliersi di dosso quello stigma, tanto che in un'occasione arrivò persino a interpretare se stessa in un'opera teatrale. La sua vita andò avanti in questa maniera, vivendo una vita solitaria, fino a quando nel 1970 si persero le sue tracce. Da quel momento nessuno ha più saputo dove fosse o cosa stesse facendo, e probabilmente non c'è dato saperlo. Ma questa vicenda, che aveva tanto fatto discutere, fu di ispirazione per svariate opere teatrali e cinematografiche che hanno effettivamente dipinto Sada nell'immaginario collettivo giapponese come un'icona di libertà, un esempio contro la falsa moralità dell'epoca. Sebastiano, ti ringrazio per avermi aiutato a trattare questo caso estremamente affascinante. E ovviamente ringrazio voi per aver guardato questo video. Sperando che vi sia piaciuto, vi invito inoltre a dare un'occhiata anche al suo canale, dove uscirà un altro video insieme a me, in cui parliamo di persone che hanno usato Sada Abe come ispirazione per i loro crimini. Detto tutto questo, ragazzi, come al solito, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.